Un saluto agli amici di Extreme Hardware. Nel video di oggi andremo ad esplorare quelli che sono i menu e tutte le varie funzionalità presenti all'interno del software che gestisce i NAS di Yomega. Yomega, che è stata, come molti di voi sapranno, acquistata da AMC e che adesso ha una partnership con Lenovo per la produzione dei NAS. Il NAS che andremo a analizzare e a vedere è lo Store Center EX2 da versione da 2 TB, quindi adesso mi vedrete rimpicciolito nell'angolo a destra della schermata e andiamo con l'esplorazione del menu del NAS. Bene, eccomi qui nel riquadro in basso a destra. Abbiamo aperto sul nostro browser la pagina con l'indirizzo IP del NAS. La prima pagina, che è quella di Home, presenta appunto una presentazione, come potete vedere tramite slide, delle immagini che abbiamo caricato sul nostro NAS. Abbiamo un sommario di tutti gli elementi condivisi sulla rete. Al momento non c'è niente perché il NAS è vuoto e quindi non c'è nulla da condividere. Se vogliamo accedere alle impostazioni e tutti i parametri del prodotto, basta cliccare sopra la chiavetta, facciamo il login inserendo le nostre credenziali che io ho lasciato invariate e eccoci che entriamo. No, non entriamo da nessuna parte, ritorniamo sempre nella schermata di prima, però adesso siamo loggati. Per entrare appunto nella gestione, clicchiamo sopra l'ingranaggio che è un po' l'icona simbolo di tutti i sistemi operativi per le impostazioni e entriamo appunto in quello che è il cuore del sistema, dove possiamo modificare e settare tutti i parametri. Sulla parte sinistra abbiamo la colonna che comprende tutti i nostri submenu, mentre la parte centrale è quella relativa a tutte le icone, tutti i menu di funzioni che possiamo andare a modificare. Abbiamo nella sezione comune abbiamo le impostazioni di home page, possiamo modificare il layout della pagina, visualizzare gli share, eccetera, eccetera. Adesso qua non stiamo a modificare varie impostazioni, torniamo indietro, giusto per far vedere velocemente quali sono tutte le funzioni, per non dilungarci troppo. Abbiamo la possibilità di effettuare una copia di tutto il sistema, di tutto il software direttamente su un altro NAS identico, questo tramite la funzione job di copia. Abbiamo la possibilità di visualizzare velocemente la videocamera di sorveglianza tramite Secure Mind Surveillance Manager. Sull'icona share invece, che andiamo a vedere, abbiamo la possibilità di modificare, creare nuove cartelle o modificare tutti i file che abbiamo condivisi sulla rete. Qui, esempio, potete vedere che possiamo cambiare il nome della cartella movies, eccetera, eccetera. Abbiamo le informazioni dello spazio in uso, dello spazio libero, eccetera, eccetera. Poi andiamo avanti sempre in questa categoria e troviamo stato di sistema. Stato sistema, adesso io ci ho cliccato sopra, ma forse non era neanche necessario. Ovviamente vi fa vedere tutte quelle che sono le informazioni di sistema, la capienza del disco, la temperatura del processore della scheda madre, l'attività della ventola, 800 giri al minuto, abbiamo la versione del firmware del prodotto, la quantitativa di memoria, l'indirizzo IP, eccetera, eccetera. Poi andiamo avanti, troviamo, ci metto un po', ma ok, supporto ci manda a quello che è il supporto online direttamente sulla pagina di Lenovo, che come saprete ha una partnership con AMC per la distribuzione dei NAS prodotti da Yomega, che è stata a sua volta acquistata appunto da AMC.
Poi utenti e gruppi, abbiamo la possibilità di modificare quelli che sono la creazione di nuovi utenti oppure la creazione di gruppi utenti. Adesso qua abbiamo gli utenti admin e l'utente angelo, che sarei io. Abbiamo tipo di utente amministratore o utente semplice. Abbiamo le impostazioni della quota, quindi possiamo decidere quanto spazio assegnare ad ogni utente. Poi andiamo avanti sempre nella sezione comune, quella contraddistinta con la stella, e troviamo, non troviamo più niente, quindi andiamo avanti su servizi cloud. Ecco, questi sono tutti i servizi che ci permettono lo storage online e che ci offrono uno spazio online. Sono tra i più famosi siti, c'è Amazon S3, Atmos, Backup, eccetera, eccetera, Personal Cloud. Permettono appunto di effettuare direttamente un upload online dei file tramite il NAS. Poi skippiamo al menu di sistema, alla sezione sistema, dove possiamo effettuare gli aggiornamenti del software e quindi in automatico il sistema ci rivelerà se è presente o meno una nuova versione del software, del firmware, eccetera, eccetera. In questo caso è tutto aggiornato perché ho aggiornato l'ultima versione, il firmware, eccetera, eccetera. Poi, sempre nella sezione di sistema, troviamo configurazione, che comprende, ci permette il settaggio e di configurare quelli che sono i server media, quindi la possibilità di riprodurre foto, video, musica, eccetera, eccetera, quindi lettore multimediale incluso. Abbiamo la possibilità di modificare quelle che è la data e l'ora, abbiamo le notifiche via email, quindi nel caso di attività non normale o in caso di modifiche al sistema, eccetera, eccetera, verrete notificati tramite un'email. E poi abbiamo il classico Personal Cloud che ci permette di gestire appunto i file, eccetera, online, e quindi la condivisione e lo sharing in rete. Andiamo avanti con, vabbè, data e ora non lo sto ancora a far vedere perché è esattamente la stessa cosa di prima. Abbiamo la possibilità appunto di modificare l'ora, il fuso orario, la data, eccetera, eccetera. Gestisce applicazioni. Allora, possiamo tramite questo menu gestire le applicazioni installate all'interno del NAS o aggiungerne di nuove. Per aggiungerne di nuove bisogna prima downloadarle dal sito internet e poi caricarle tramite lo sfoglia in questa pagina, e verranno installate automaticamente. Andiamo avanti, ovviamente da quel menu è anche possibile disinstallare, quindi cancellare delle applicazioni che abbiamo precedentemente installato. Andiamo avanti. Gestione gruppo di continuità, come dice il titolo stesso, permette di gestire l'attività del NAS in base al funzionamento o meno di un UPS attaccato. Poi, identificazione del dispositivo. L'identificazione del dispositivo non è nient'altro che il nome del server del NAS che verrà visualizzato sulla rete e se fa rientrare o meno il NAS all'interno di un gruppo di lavoro. In questo caso abbiamo un gruppo di lavoro Workgroup, che è il classico che utilizza Windows, e quindi verrà rilevato automaticamente da tutti i sistemi Microsoft presenti in rete. Andiamo avanti, lingue non lo stiamo a vedere, configurazione della lingua predefinita, abbiamo la notifica tramite email, come ho spiegato prima, abbiamo la possibilità appunto di ricevere un'email di notifica tramite, basta impostando appunto il server in uscita, l'SMTP, in base al vostro account email. Poi andiamo avanti, sempre in questo menu. Registro degli eventi è un log che, appunto, come dice il nome stesso, registra tutto ciò che accade all'interno del sistema. Potete vedere tutto quello che il sistema sta facendo: avvio del dispositivo, Lenovo arrestato in modo non corretto, gli accessi effettuati da tutti quanti gli utenti, eccetera. Quindi abbiamo la possibilità di monitorare
il registro di sistema e vedere quale attività ha svolto appunto il NAS. Abbiamo la possibilità di resettare il valore di fabbrica. Possiamo gestire il risparmio energetico sopra il nostro source center X2. Andiamo a vedere. Ci fa scegliere quando spegnere l'unità in caso ovviamente di mancato utilizzo. E addirittura modificare la luminosità degli indicatori di sistema, il LED che troviamo di fronte sulla parte frontale del nostro NAS. Andiamo avanti. Selezione funzionalità. In questa sottosezione, appunto, abbiamo elencate tutte le funzionalità del sistema, quelli che sono i server, quelle che sono le applicazioni di sistema. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare queste funzioni e questi server. Quindi, nel caso io modificassi Facebook, abbiamo la possibilità o meno di abilitare o meno la condivisione dei file direttamente su Facebook, piuttosto che su Flickr, piuttosto che abbiamo YouTube, eccetera, eccetera. Questa è una delle funzioni più interessanti di questo prodotto. Torniamo indietro, andiamo avanti. Sicurezza, altra funzione molto importante nel caso abbiate dei documenti sensibili sul vostro NAS. Consente di configurare la protezione per controllare l'accesso al dispositivo. On e off, non ci sono moltissime parametri e settaggi. Ci permette di abilitare il protocollo SSL per la crittografia di rete locale o addirittura quella remota, e quindi tramite questo protocollo a effettuare degli accessi sicuri al sistema. Andiamo avanti. Altro menu che troviamo nella parte relativa al sistema e alla configurazione, alla personalizzazione di tutte le funzioni di questo apparecchio. Abbiamo stampanti, non sto neanche a farlo vedere, è presente in tutti i sistemi, ovviamente ci permette di configurare una stampante collegata tramite la porta USB che troviamo sul retro di questo NAS. E andiamo avanti, c'è stato di sistema che è quello che abbiamo già visto nella sezione comune, che racchiude un po' tutte le funzioni principali. Andiamo adesso nella macro sezione backup, che è una delle più importanti, ci permette appunto di effettuare backup di dati sul nostro NAS, o ci permette di salvare le configurazioni del nostro NAS all'esterno e quindi poi utilizzarle nel caso cambiassimo NAS, ne aggiungessimo uno, oppure se per sbaglio o per necessità resettassimo le impostazioni portandole di nuovo a quelle di fabbrica. Abbiamo la possibilità di effettuare il backup su servizi web cloud come appunto Amazon S3. Abbiamo la possibilità di effettuare, come abbiamo visto prima, la copia di tutto il NAS direttamente su un altro NAS. E qua c'è il backup e restauro della configurazione, che appunto permette di salvare o ripristinare caricandole le impostazioni del NAS. Media. Ora abbiamo questa sezione molto interessante, perché ci permette di trasformare il nostro NAS in un lettore multimediale a tutti gli effetti. Abbiamo la possibilità di effettuare attività su Facebook e quindi configurare una cartella attiva su Facebook, in modo tale che tutte quante le fotografie che noi caricheremo all'interno di questa cartella vengano automaticamente pubblicate sul proprio account di Facebook. Altra funzione simile e molto interessante dovrebbe essere relativa a Flickr. Esattamente nello stesso modo abbiamo la possibilità di creare una cartella che il quale contenuto verrà automaticamente uppato sul nostro account personale di Flickr. Andiamo avanti. Abbiamo la possibilità di scaricare
direttamente all'interno del nostro NAS tramite il link torrent, appunto, dei file presenti tramite circuito torrent. Abbiamo la possibilità di riprodurre, visualizzare fotografie, riprodurre video, riprodurre audio, trasferimento veloce di immagini e la possibilità di, come per Facebook e Flickr, avere una cartella attiva per YouTube, ovvero tutti i video che verranno caricati all'interno di questa cartella andranno direttamente su YouTube. Poi andiamo avanti, sezione storage. Ora, in questa sezione abbiamo le funzioni, come immaginerete, relative alle unità installate all'interno, agli hard disk installati all'interno del nostro Store Center X2. Questa comoda interfaccia ci permette di capire velocemente che tipo di volume abbiamo creato. In questo caso è un RAID 0. Abbiamo entrambi i dischi in RAID 0, quindi una capacità totale di 1,78 GB, terabyte, scusate, ovviamente. E tramite il menu impostazioni abbiamo la possibilità di modificare il volume, quindi non creare un RAID e utilizzare due volumi singoli, oppure fare un RAID 1 o un RAID 0. Qua vengono visualizzate le unità. Torniamo indietro nel menu storage e visualizziamo la sottosezione successiva. Abbiamo la possibilità di configurare uno storage di rete CSI. Abbiamo la possibilità anche qui di creare un volume job di copia completa del NAS. Qua ci permette di modificare, l'abbiamo visto prima, la funzione share, di modificare quelle che sono file cartelle che possiamo condividere con altri utenti, che sono quelle che sono presenti sul nostro NAS, oppure gestire uno storage esterno tramite la porta USB che è presente sul retro del nostro NAS. Andiamo alle impostazioni di rete, identificazione del dispositivo l'abbiamo già visto, ci permette appunto di configurare il nome del NAS sulla rete e il gruppo al quale far parte sulla rete. Poi, funzione Personal Cloud. La funzione Personal Cloud ci permette, tramite l'apposita configurazione, appunto, di creare una rete cloud a tutti gli effetti gestita dal nostro NAS, e fare in modo che appunto tutti gli apparecchi presenti sulla rete, che siano essi portatili o computer fissi, possano accedere al personal cloud e quindi effettuare uno sharing veloce di tutte quante le informazioni e di tutti quanti, soprattutto i file e i documenti multimediali. Continuiamo. Gestione dei protocolli share file. Questi sono tutti i servizi e i protocolli che abbiamo disponibili su questo NAS. Abbiamo la possibilità di effettuare un accesso tramite HTTP, HTTPS in versione sicura, che è praticamente quello che stiamo facendo noi adesso tramite HTTP. Apple File Sharing, quindi il protocollo AFP, che è utilizzato dal sistema Apple. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare la funzione di Bluetooth del nostro prodotto, abilitare o disabilitare la funzione FTP, il protocollo NFS, che è quello soprattutto utilizzato da sistemi Unix, Linux, ma anche utilizzato da sistemi Microsoft, RSync, TFTP in versione sicura, Windows DFS, Windows File Sharing, quindi sono tutte le possibilità di accesso e di condivisione di file che abbiamo tra il nostro NAS e i vari dispositivi connessi alla rete. Andiamo avanti e andiamo a sorveglianza video. Tramite questo menu abbiamo la possibilità di gestire delle videocamere IP e quindi visualizzare proprio direttamente su questo menu le immagini relative a questa alle nostre videocamere IP. Andiamo avanti.
e abbiamo in fondo tutte le funzionalità. È un'icona che ci permette di visualizzare tutte quelle che sono appunto i menu che abbiamo appena visto e che ci permettono appunto di modificare e impostare tutti i parametri di questo software, di questo NAS. Nella parte in alto abbiamo la guida in linea sul punto di domanda, abbiamo la funzione di ricerca veloce. Allora, qui abbiamo la barra che ci illustra la percentuale di spazio occupato rispetto a quello spazio libero e lo spazio totale del nostro store center. Allora, in linea generale, è un buon prodotto, un buon software, non è complesso, è molto user friendly, non è molto ricco di funzionalità rispetto a magari quanto fatto vedere da Synology piuttosto che quanto visto da prodotti QNAP. È anche vero che è un prodotto con una fascia di prezzo inferiore rispetto a prodotti che abbiamo già mostrato, che presentano interfacce grafiche completamente rinnovate con soluzioni desktop, eccetera, eccetera. Questo è un'interfaccia grafica semplice, veloce, abbastanza intuitiva, che ci permette di modificare quelli che sono i parametri fondamentali del sistema e ci permette di gestirlo in maniera efficiente e senza troppe pretese. Detto questo, vi rimando al nostro sito internet www.xtremehardware.com. Seguite le nostre recensioni, le nostre video recensioni, e in particolare relativa a questa, il test degli Omega X2, dello Store Center X2. Un saluto da Angelo, a presto.